Grazie.
Ave
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela al piccolo. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sì, il rifugio dei peccatori, la salute degli infermi, l'aiuto dei cristiani, la consolatrice degli afflitti e la via che conduce a Dio. Santa Maria, unito ai miei fratelli e alle mie sorelle, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te affido la Chiesa di Nodi. Unito ai miei fratelli e alle mie sorelle, attraverso di te consacro a Dio la nostra Chiesa e la terra di Giano, o Vergine del Rosario, e alla fine la porti dalla luce che dalle tue mani giunge a noi. Daremo gloria al Signore per i secoli dei secoli. Cari fratelli e sorelle, dal 10 marzo tutte le sere ci siamo ritrovati davanti alla Madonna di Fatima e San Bassiano per il rosario e l'atto di affidamento, desiderando consacrare a Dio la nostra Chiesa e la terra lovigiana. Domani, nella solennità dell'Annunciazione del Signore, concluderò la quarantena di preghiera diocesana. Le nostre sofferenze sono nel cuore immacolato di Maria, con la supplica di guarigione nel corpo e nello spirito, di libertà dai mali che ci rattristano, per essere guidati alla gioia senza fine. Oggi, 24 marzo, è memoria dei missionari martiri e ho pensato che il nostro tempo può vantare sacerdoti e laici, martiri anche tra coloro che assistono eroicamente i malati in questa epidemia. Medici, operatori sanitari, dell'ordine pubblico, del volontariato, numerosi hanno dato veramente la loro unica vita. Sono testimoni di Cristo che ha detto: io sono la vita. Un parroco, lo conoscevo bene, ha passato il respiratore ad un malato più giovane. Siano felici col Signore in eterno. Il loro sacrificio conforti quelli che li piangono. Siano certi di non averli perduti. Sicura, perfetta e perenne è la nostra comunione col crocifisso risorto. A domani, cari fratelli e sorelle, alle 17:30 per la trasmissione in diretta sul sito diocesano della Santa Messa da questa cattedrale nell'Annunciazione del Signore. Con l'impegno però a mezzogiorno di recitare il Padre Nostro, come ha chiesto Papa Francesco, insieme cattolici, ortodossi, copti, evangelici, tutti battezzati nel mondo intero. Permettetemi un grazie al Vicario Generale, ai canonici che mi hanno accompagnato nel rosario col parroco della cattedrale, ma un grazie di tutto cuore al Rettore e ai seminaristi che hanno fedelmente animato la quarantena di preghiera e la peregrinazione nei luoghi diocesani nella sofferenza e nella speranza. Uniti a Maria Santissima, ai Santi Giuseppe e Bassiano, a tutti i Santi e Santi Lodigiani e ai nostri beati, invochiamo su grandi e piccoli la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fatto cielo.